siamo tutti seduti, siamo in una piccola opera d'arte, perché l'agriturismo di Andrei e di Bernarda Milic è uno dei posti dove bisogna esserci una volta arrivando sul cazzo. Davvero, qui hai a 360 gradi un'azienda agricola tipica cartolina, dove la produzione del vino si integra alla produzione dei maiali, alla cultura gastronomica cartolina, all'ospitalità, alla cultura anche della tradizione in generale, no? Come potete vedere. E quale posto migliore dove portarvi se non qui per questa merenda classica? Vorrei, prima di presentare Bernarda e Andrei, che ci racconteranno cosa ci hanno preparato, che Marisa mi traducesse in inglese, visto che Marisa Abuff, per chi non la conosce, è una scrittrice del cazzo e ci dà veramente una forte mano negli Stati Uniti per la promozione di questi. So Roy said that thank you all for coming. I just wanted to introduce Bernarda and Andre, and that's a typical name, and that they're very happy to have you all here today. This is a must do when you come to the Carso, the visit, pay a visit here to what she described as a work of art, and that their agriturismo produces wine certainly, but also they have their own pigs and grow their own vegetables, and they will be explaining what you will have for lunch today. Dobrodance, dobrodošli na Sadam Mori Vituska. Zjutraj smo bili pri Miliču, smo videli dotrto, to pa je se dotrto, simbol, recimo ta autohtona sorta, ki predstavlja skupaj staram na teritoriju na Hrvatsku. Zdaj smo ti prelepi kmetiji tukaj pri Andreju Miliču za Hrvatsko, kjer razen vina potem se ta stvar tako zaokroži z agriturizmom, oziroma Andrej ima vse ljasne pridelke od A do Ž, se pravi od prasičev, vse kar tukaj bo pri kosilu. Beh, direi che adesso la stanno facendo. Bernarda, mia sistata è vada Bernarda. Sui piatti è lei. Oh, ma che allora, io ho presente. I piatti li spiegherò man mano, vado a spiegare quello che spiego una volta. Ah, i piatti li spiego io man mano in lingua che so parlare, sono tutte cose stagionali, questo c'era adesso in giro. Poi avete un po' di primi e dolci, studio di farli a buffet, molto leggeri, se no sarà troppo. Poi visto che avete da fare, vedremo che andrà bene. Allora, adesso arrivano questi antipasti, qualcosa di sabbiano alla francese, e poi arrivano quattro piccoli primi, tra cui c'era anche la iota. È fatta con kraut, che era un leggero odore, perché oramai è già troppo caldo per me. Ma l'ho voluto fare, così forse qualcuno di voi piacerà, qualcuno no. Grazie. E poi dolci faremo lì, caffè d'orzo, avete caffè di cocoma e grappoli, vi facciamo tutte le altre cose. Come a casa vostra, la serie. So the lunch is going to be based on seasonal dishes, and we'll start with a series of appetizers, then four pasta dishes, a small portion, don't be frightened, which one will be the typical gnocca that will be served with krause, even though that's not seasonal for right now, she thought it was really important that you try it. And then after that, dessert will be served in the style over here, and then you also try the grappa and some other things. Thank you. E qualcosa rispetto a questa bellissima selezione di bitosche che avete alle vostre spalle, sono altre bitosche rispetto a quelle che abbiamo assaggiato in casa Provatin, e li abbiamo messi in sequenza di stile produttivo dal punto di vista proprio della freschezza, quindi stile fresco, giovane, annata giovane, fino a delle bitosche veramente importanti di annata, soprattutto ci sarà il 2003 di Edi, se non sbaglio, che chiude la sequenza. Ah, però la cosa interessante, veramente interessante, è che abbiamo anche tre produttori oltre confine in assaggio, quindi assaggerete i vini di Stocca, assaggiate Chotar, assaggiate Vinatras, e la cosa interessante è davvero che avete proprio a 360 gradi la declinazione della vitrocca oggi. Il produttore, alcuni dei produttori li avete già conosciuti, il produttore che è qui con noi degli Alpi e che poi conosceremo comunque a Mare Vitosca è Igor Gercic, che è il suo, insomma,
qui ci sei e chi, chi vuole venire a farti delle domande sulla tua vita ti dà un volto e quindi grazie che sei qua. Marisa. So you have a selection of details right here on the table that line them up from the youngest and most fresh to older vintages. So suggest that you take them from left to right. And there are three producers that are here from Slovenia. They're one of the representatives from across the border. And enjoy. One of the producers that wasn't here earlier today is down here. And if you have questions, you can speak with him directly. Grazie a tutti, buon pranzo! Yeah.